Arriviamo ora ad un nuovo capitolo della nostra inchiesta per monitorare lo stato del nostro patrimonio culturale, archeologico, dei nostri musei, dei nostri siti unici al mondo, perché in verità spesso versano in condizioni di abbandono, quantomeno di degrado. Ci sono anche evidentemente invece degli elementi di eccellenza, di vanto. Vi parliamo ora di un sito archeologico semisconosciuto che si trova a Tusa, siamo nel Messinese, che potrebbe nascondere un teatro greco. Il problema è che da 6 anni non si scava più, perché non ci sono i fondi. Un sito archeologico semisconosciuto si trova a Tusa, siamo in Sicilia, nel Messinese, potrebbe nascondere, pensate, un teatro greco. Il problema è che da 6 anni non si scava più, non ci sono i fondi. Il sito archeologico di Alesa, nel territorio di Tusa, provincia di Messina, è sconosciuto ai più. Poco pubblicizzato rispetto ad altri parchi archeologici siciliani, eppure bellissimo. La regione negli anni passati lo ha addirittura declassato, tanto che ormai l'ingresso è libero. Al suo interno, reperti di epoca greca e romana, resti di templi, statue, ma anche di vita quotidiana. Basta scavare pochi centimetri con le mani e dal terreno affiorano reperti, pezzi di vasi, di anfore, insomma storia. Si arriva al sito seguendo le poche indicazioni che ci sono sulla strada ed una volta dentro vieni accolto dagli impiegati che fanno di tutto per tenere in ordine il parco. Per i turisti però niente guide e dépliant, soltanto in inglese. La regione non fornisce i soldi per stampare quelli in italiano. Sono dei dépliant, praticamente viene a descrivere un po' quello che andate a visitare, solo che è in In inglese. inglese. Sì. E in italiano non c'è. E in italiano sono finite e ancora Non sono non arrivati. hanno Nel nostro tour siamo accompagnati da un archeologo, Vittorio Alfieri, che ci spiega cos'era Alesa e cosa ci sarebbe ancora da scoprire. Qui siamo nel cuore del parco archeologico di Alesa. In questa zona potrebbe essere interrato un teatro, greco. Il problema è che qui da anni ormai non si scava più. La regione però non dà soldi. È il luogo più affascinante sicuramente per questo alone di mistero che c'è. C'è o non c'è il teatro? Dov'è? Com'è fatto? E quanto è grande. Non solo da 8 anni, qua non si è mai scavato in maniera seria per cercare di individuare delle strutture qualora ci siano, perché in archeologia le certezze ci sono quando ci sono le prove, quindi quando usciranno le pietre, le statue, il terreno ci dirà che c'era una struttura assimilabile al teatro, diremo che c'è il teatro, però fino adesso, a mio avviso, non si è cercato in maniera seria. A tenere pulito il parco ci pensano gli impiegati, anche se questo in teoria non sarebbe il loro compito. Ad aiutarli ci sono dei cavalli che per fortuna mangiano l'erba che altrimenti coprirebbe le bellezze di Alesa. Fulvio Viviano, Sky TG24, Tusa, Messina.